La sera prima, a rientro dalla pesca, abbiamo incontrato un forte temporale. La visibilità era poca e i bungalow sembravano tutti uguali. Così, invece che seguire la strada battuta, siamo finiti in una zona fangosa, rimanendo bloccati con la macchina. Ed eccoci la mattina dopo a tirarla fuori. Quest'uomo che vedete è un francese, il quale ha avuto esperienze nella Parigi-Dakar con il suo fuoristrada 4x4. Vedendo la situazione ci è venuto in aiuto. Per questo siamo arrivati in ritardo di circa 2 ore ad un appuntamento con Giulio, il titolare di Ebansu. Oggi pescheremo assieme per testare i suoi fucili. Sono andato a bagnare, che mi stavo sciogliendo! Mamma mia, ci abbiamo messo di più! Ciao, tutto bagnato. Come va? Bene, tu? Tutto bene. Ci abbiamo messo di più! È difficile da trovare. Questa strada... No, abbiamo trovato subito. Questo posto... In questa occasione io e Luca ci siamo dati il cambio con la telecamera per filmare. In questa occasione abbiamo pescato in acqua bassa, con mare mosso in sottocosta, trovando tanti pesci, specialmente saraghi. Thank you.
è stato faticoso, perché dopo aver colpito il sargo, l'asta si è stilata, perdendolo di vista. Io e Luca lo abbiamo cercato per diverso tempo. Io ci avevo già rinunciato, ma non Luca, che ha voluto continuare finché non l'ha trovato. Purtroppo il sargo si era infilato in un buco molto piccolo e quindi difficile da tirare fuori. Così lo abbiamo colpito. Poi, andando dall'altra parte, ho tirato l'asta col pesce fuori. Ovviamente il fucile non ci passava, così sono stato costretto a slegare la sagola. E alla fine l'ho preso. Ringrazio Luca per averlo trovato. Erano marito e moglie.